Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui con un'altra ricettina. E io oggi ho pensato a un'altra ricettina molto simpatica per voi, con pochissimi ingredienti. Ingrediente madre, la bottarga di Mr. Morris, rigorosamente italiana, un tuorlo d'uovo, quindi fate come se volete fare l'uovo sodo e ricavate solo il tuorlo, lo mettete a marinare dentro aceto di mele, sale affumicato al faggio e un po' di pepe. Questa è una chips di prezzemolo che la potete fare mettendola a 600 watt al microonde per 1 minuto. State attento che non bruci. Se avete l'essiccatore è l'ideale, ma non tutti a casa lo abbiamo. Aglio rosso di Sulmona e olio extravergine di oliva, peperoncino. Questo servirà per fare la base dell'aglio olio. Io in padella ho cominciato a rosolare l'aglio. Questo è un aglio rosso di Sulmona prodotto da mio cugino Giacomo, che saluto, che mi segue. Lo andremo a togliere. Andate a mettere un po' di peperoncino, solo alla fine perché essendo già secco c'è il rischio che si brucia, e dell'acqua. Andiamo ad aggiungere un po' di sale, ma non troppo perché la bottarga è molto salata. Oggi stiamo usando uno spaghettone classico per la pasta spaghetti alla bottarga. Il segreto di una buona aglio olio è l'acqua di cottura. Vi ricordo che se volete seguirmi anche su Instagram mi trovate come Chef Davide Nanni. Andremo a fare delle scaglie di bottarga. Ok, la pasta quasi pronta. Andremo a prendere l'uovo e lo asciugheremo su un foglio di carta. Ok, vedete? La pasta è mantecata. Mesto spesso il miglior amico di un cuoco. Andiamo a posizionare la pasta al centro del piatto. Spesso l'aglio olio è una delle prime paste quando si entra in un ristorante che i titolari ti fanno fare, perché è una pasta semplice ma molto molto complessa, con le scaglie di bottarga. Un profumo, mi dispiace che non potete sentirlo. E poi al bordo andiamo a grattugiare l'uovo marinato. Alla fine andremo a mettere la chips di prezzemolo. E il piatto è pronto.